Dottor Fiorenza, partiamo da un tema di estrema attualità, il Covid come acceleratore dell'utilizzo della tecnologia. Sì, purtroppo diciamo che l'aggettivo è giusto, nonché il sostantivo. Il Covid ci ha dato modo e ci ha dato una spinta affinché tutti dovessimo utilizzare la tecnologia in maniera un poco più spinta. È vero che fino a ieri erano tutte soluzioni che avevamo sulla nostra scrivania, ma molto probabilmente non lo utilizzavamo più di tanto. Negli ultimi mesi, soprattutto all'inizio di questa pandemia, c'è stato anche un proliferare anche di nuovi prodotti affinché si utilizzi sempre di più questi strumenti. Non solo acceleratore, ma forse ci ha insegnato di entrare anche in una nuova dimensione, una dimensione differente in cui forse non è sempre necessario muoversi e poter andare di persona in certi luoghi per fare certi incontri. Ancorché ritengo che certi incontri abbiano un altro effetto e forse anche un altro risultato fatto di persona. Però sicuramente il Covid ha spinto in tal senso e molto ci lascerà una grande lezione. Passiamo ora alla differenza tra offline e online e focalizziamoci sul contributo di LeverTouch. Sì, la descrizione di offline e online è molto chiara a tutti. L'offline saremmo noi, individui, e l'online è tutto quello che è nuovo. Sbagliamo tutti se pensiamo che l'online da solo possa risolvere qualsiasi tipologia di problema, anzi, lo stiamo vedendo in questi mesi. È ancorché vero che un online ben fatto, con un offline pieno di competenza e aggiungerei valori, sicuramente potrebbe e farà la differenza. LeverTouch si sta muovendo in tal senso, in considerazione del fatto che noi abbiamo branch sparse tra l'Europa e il mondo, quindi noi abbiamo sempre utilizzato gli strumenti tecnologici come mezzo di comunicazione tra colleghi, ma la differenza la continua a fare, ripeto, l'essere umano. Quindi il trovarci insieme e dotarci di codici etici e regolamenti, ma più che regolamenti sono indicazioni per quanto riguarda il buon senso dello stare insieme, di fare business insieme, chiaramente con un'armonia e un clima di estrema creatività, riteniamo che sono ingredienti che possono fare la differenza. Di cosa si occupa la LeverTouch Academy? LeverTouch Academy è un grosso organismo nostro interno, uno dei nostri plus, dove stiamo puntando da anni e punteremo anche il prossimo quinquennio. È la focina dei nostri nuovi talenti, dove all'interno abbiamo dei ragazzi con tanta voglia di fare, uno staff di docenti, di coordinatori che tendono a insegnare la nostra attività, ma vanno anche oltre la mera attività di PDR, Pinterest Dent Repair, che è un'attività non invasiva con cui si riparano le auto senza intervento di verniciatura, quindi intervento totalmente green, cosiddetto impatto ambientale zero. Ma quello che ci preoccupiamo è di dare anche una formazione un poco più completa ai ragazzi, siccome noi lavoriamo in qualsiasi parte del mondo, quindi ci sono anche dei moduli all'interno del percorso formativo, anche di business English, piuttosto di time management e cose del genere, perché riteniamo che i nostri ragazzi, i nostri nuovi talenti saranno poi lo specchio e diciamo, il nostro traino per il futuro.